Boh, se si collegano le cuffie e possiamo iniziare. Nel frattempo. Ok, Salvatore, ti Salvatore. ho aggiunto, vediamo se mi vedi, mi senti in questo modo. Sì, ti sento perfettamente, ti vedo perfettamente. Ciao carissimo, benvenuto. Mi ha detto Luca Grazie, che... grazie Ah, mille. Tu sei John sul Sì, Telegram? no, mi chiamo... Sì, mi chiamo Lorenzo, sono io, Lorenzo, esattamente. ok. Sì. Allora, eccoci qua. E niente, intanto che aspettiamo qualcuno che entri, guarda, io qui ho stampato anche dei miei appunti perché stasera ho un'asta a 10, quindi ho un pochettino di cose mie. La diretta volevo dedicarla a qualche consiglio su Fantacalcio. Ho mandato l'annuncio che abbiamo iniziato, quindi aspettando che qualcuno entri. Ok, quindi la live è partita già. Ok, Sì, la live è partita un minuto e mezzo fa. vado su Twitch e lascio il lurk allora. Ok. Ok, questo è uno. Io ringraziando Dio, le aste me le sono tolte tutte davanti. Beato tu. Mo Io se ancora ne ho penso due. solo da fare ancora, ma prima della quarta Sì, un... giornata. Allora, una sì è stasera, l'altra è Fanta Champions che ho sabato mattina. Quindi non è proprio Vabbè, dai, Fantacalcio, però. c'è un po' più di giorni per prepararla allora, dai. Sì, solo domani. La stessa sabato mattina, quindi domani mi metto gli espulcio un po'. E quindi niente. Vediamo intanto se Ti qualcuno seguo, ci arriva. stanno. Vabbè, tanto io ti seguo a te. Sì, allora, no, intanto che aspettiamo qualcuno che arriva, volevo un attimo chiederti un pochettino te come sei messo, chi hai preso, se hai qualche consiglio da dare a qualcuno. Allora, più che altro, vabbè, i principali fantacalci sono due di quelli ad asta, poi ne sto facendo altri due a listone. Di fatto ci stanno giocatori in comune tra uno e l'altra, tra un fantacalcio e l'altro. L'unica cosa è che in una lega abbiamo iniziato pre-campionato, l'ultima asta che ho fatto martedì e quindi partiva già a mercato chiuso, quindi diciamo un po' di differenze su quella ci sta tra una e l'altra. Alcuni giocatori sono andati totalmente fuori rispetto a quelli che ho preso pre-asta, tipo una delusione per me ora come ora è stata Tete Morente, spero che che mi possa smentire con il Torino più che altro, anche perché penso, non so se si vede. Che sei che tifi Lecce, che sei, ma sei salentino Esatto. te? Di dove Io che sì, sei? In sono della provincia di Lecce, sì. che comune? Trepuzzi. Mi hai sentito? Che quello, non so se hai visto la Calciatori Brutti, lo segui, penso, Sì, lo conosco. no? Sì, Oh, sì, sì, sì. non so se hai visto il post che hanno messo ieri sera, che il Trepuzzi Calcio ha acquistato un giocatore che si chiama Mbappé. Ed è andata Assurdo. su Calciatori Brutti sta cosa. È andata pure su È Sport quella la Media. squadra. Sì, è del mio Ah, ok, paese. no, non l'avevo visto. Ah, che bello così. Ho Sì, diciamo capito. una Nel piccola frattempo, mi arriva soddisfazione. una domanda. Fantasia, consigli quarta Sì, no, giornata. non avevo collegato che fosse quella. Ok, non avevo collegato che fosse quella la squadra. Nel frattempo, adesso mi senti bene? Perché ogni tanto la connessione. Sì, no, io Ok. per sentire ti sento senza intoppi. Perfetto. Ok, e niente, no, volevo dirti che è arrivata una domanda, o meglio, è arrivata una rosa. Chiedendo consigli e così via. Di un Sì, Fantasei. Perfetto. ma tanto la vedo. Allora, voi proviamo a rispondere un po' per reparti. Io faccio due reparti, tu ne fai due, come... Va bene, ti faccio scegliere i reparti a te allora, in base a quelli. Ok.
Allora, vai, faccio da portieri per il semplice fatto che sono stato portiere, quindi me lo incarico io il portiere. Abbiamo detto un fantastico consiglio di questa giornata, portieri, Chytra, Svilar e Milinkovic Savic. Io probabilmente con un, se non sbaglio, Svilar va a Genoa. Milinkovic Savic dovrebbe giocare in casa contro il Lecce e quindi vado di Milinkovic Savic a prescindere dal mod. Del titolo. Ok. Quindi Milinkovic Savic assodato, vai con la difesa. Allora, io con la difesa invece ti dico, leggendo i nomi, Hernandez va sempre messo contro chiunque, possibile rigorista o comunque batti i piedi piazzati. Poi, Nomod, peccato perché avere Hernandez e Buongiorno, ce l'ho insieme in un fantacalcio con Bremer, fa tanta roba il modificatore. Ti direi anche Buongiorno e ti direi, no, ti direi Bellanova e Cambiaso perché sono più per gli esterni, sono più per gli esterni che hanno più manovra offensiva per la difesa. Lascio un attimo fuori Gosens semplicemente perché contro l'Atalanta, ok, ex di turno, però ho paura che forse l'Atalanta possa un pochettino prendere il sopravvento sulla Fiorentina. Non la vedo ben rodata ancora, la vedo un po' più indietro. Anche perché Gosens si potrebbe trovare anche sulla fascia di Bellanova, quindi potrebbe avere qualche problema per quanto riguarda quella posizione. Esatto, fai pure il centrocampo e poi mi prendo l'attacco, dai, facciamo 1-1-1-1. Facciamo Ok, così. centrocampisti 4, Pulisic, primo slot, si mette sempre, Orsolini pure si mette sempre. Neres ha una partita più facile rispetto a Pellegrini, ovviamente come Lorenzo preferisce i terzini di spinta centrali, io preferisco i trequartisti barra esterni d'attacco che sono gli stessi di centrocampo, quindi ti dico pure Neres per me è un primo slot di centrocampo basso e si mette. Koop Meiners ci sta, una partita più facile, va ad Empoli, ispira anche un Bernabé. Ispira tanto Bernabé in casa contro l'Udinese, però per Koop Meiners penso che tu l'abbia pagato ed è giusto che vada messo. E dato che chiedi pure il primo in panchina, a questo punto ti dico Bernabé primo panchinaro. Sì, invece per la difesa, visto che hai chiesto prima in panchina per la difesa, ti hai dato un consiglio di Riccardo che ci scrive dicendomi che secondo lui è meglio mettere Carlos Augusto da verificare se poi effettivamente gioca titolare, quindi sai lo switch, potresti metterlo al posto di chi? Al posto di Cambiaso, forse? No, al posto di Bellanova, però ti dico, io forse starei sui tre esterni che ti ho detto, perché poi Carlos Augusto non sono sicuro che possa giocare, visto che poi all'ultimo Inzaghi magari cambia. E potrebbe un pochettino fare questo scherzetto, non lo so. Sì, l'unica cosa che secondo me Carlos Augusto in Monza Inter, perché comunque giocano a Monza, se non erro. Sì, Sì. giocano a Monza e Carlos Augusto anche dovesse giocare mezz'ora 35 minuti, per me il cambio al 65esimo dovesse giocare titolare Di Marco sarà con Carlos Augusto perché poi settimana prossima inizia la Champions e quindi qualche minuto di fiato a Di Marco va preso, soprattutto perché comunque viene dall'impegno con le nazionali. Sì. In attacco invece ti dico, vabbè, Lautaro Martinez va sempre messo, Dobic va messo e ha messo che stia bene e poi non so, io non metterei Sulè forse perché a me piace più variare, infatti Sulè l'avrei scambiato se tu avessi avuto margini di manovra per fare gli scambi. Probabilmente io ti dico, vedendo le partite, poi Amparo contro il Milan, no, anche se Milan prende 2 gol la partita, ma prima o poi smetterà di prenderli per forza. Krstovic, Torino Lecce. Non so, forse andrei su Pinamonti, che comunque è un rigorista, la Roma non è ancora ben rodata, sarà la prima partita in cui forse giocherà 3, però non vuol dire che giocando a 3 vuol dire che non prendi gol, quindi non so, andrei su Pinamonti, tu che dici? Sì, escludo di fatto a priori quasi poi Giampaolo perché di fatto dopo l'infortunio ancora deve avere quella fase di rodaggio. Di fatto il ballottaggio sarebbe tra Krstovic e Pinamonti. Preferisco comunque, anche se sono entrambi rigoristi, preferisco comunque il giocatore che gioca in casa. Quindi vado Ok, con quindi Pinamonti. Pinamonti. Quindi in automatico poi per me Krstovic andrebbe in panca come primo panchinaro. Ok, A perfetto. meno Vediamo un che po' poi adesso. Sì. chiede, oppure due attaccanti e cinque centrocampisti, a meno che non vogliamo togliere sia Pinamonti che Krstovic e aggiungerci Bernabé in casa con l'Udinese.
Non so, io resterei con Pinamonti perché comunque è un rigorista, anche se Bernabé batte punizioni corner, però non lo so. Sì, il Genoa è arrivata preparata già dalla prima giornata, ha dimostrato cose buone. Non vedo perché non possa ripetersi proprio in casa con la Roma. Quindi si confermiamo Pinamonti, dai. Sì, ma nel frattempo che aspettiamo altre domande, vediamo un pochettino, anche perché tipo stasera io ho una bell'asta. Il punto resta sempre il quesito che adesso ti pongo. In un Fanta 10 con 350 crediti, tu cosa fai con i portieri? Vai a prenderti il big che spendi 30-35 o ti andresti a prendere tre piccolini che comunque hanno delle partite facili ogni giornata? A prescindere me ne vado con la percentuale, cioè dipenderà sempre da a quanto partono i portieri. Se comunque dipende pure se c'è il mod, se non c'è il mod, era mod se non sbaglio? C'è il mod. No, aspetta, no, la mia domanda non c'entra con il ragazzo che ha fatto adesso la domanda. Quello che devo chiedere è una cosa a mia parte, visto che comunque adesso hai fatto un'altra domanda. Sì, non sto capendo. No, aspetta, facciamo così allora, rispondiamo un attimo di nuovo a questo ragazzo, mi ha chiesto di dirgli gli attaccanti, che sono Lautaro, Dobic e Pinamonti, come primo panchina al Kostovic. Esatto. Così, alla ragazza abbiamo risposto, la sua squadra non ha mod. L'asta in cui devo fare io stasera? Sì, per quello dico, Ah, avevo non avevo capito la capito. domanda, però volevo sapere comunque, secondo me, anche se a 10 è da capire se comunque c'è il mod o meno, perché di fatto se C'è. c'è il mod, appunto, ti prendi, per me, vanno comunque presi al tu punti determinati portieri, per me i top ovviamente sono Sommer e Di Gregorio. Con i relativi panchinari, perché ovviamente se fai un Fanta 10 fai direttamente il trittico dei portieri, fai primo, secondo e terzo di una stessa squadra. Per me Sommer e Di Gregorio sono da puntare. Su 350 crediti, con il mod io andrei a spenderci, se non vanno oltre il 38. Sia Sommer che Di Gregorio, secondo me, sono da prendere. Se riesci a prendere nei 38 il trittico sia di Juve che di Inter, secondo me è già una buona cosa. Spendi quel 10, ti mantieni magari su quel 9-10% per poi magari andare su una difesa magari dove non vai a prendere i Di Marco o non vai a prendere i Theo Hernandez perché comunque hanno l'hype perennemente. Magari puoi andare su giocatori più di squadre anche piccole che magari possono essere sottovalutati come un Koulibaly, come un Valeri, anche da una big come Mazzocchi magari in molte aste lo sto vedendo che non è praticamente considerato, viene preso a uno o viene addirittura cioè, nella lista degli svincolati, però di fatto ad oggi Mazzocchi è l'esterno del centrocampo a destra di Conte. Ed è una cosa da non sottovalutare. Sì, per adesso sì, anche se io ho paura che alla lunga andrà, non dico a perdere il posto, però comunque non mi sorprenderei se vedessi Di Lorenzo esterno e Rafa Marin dentro i meccanismi del Napoli, ecco. Quella è anche un'opzione, però magari comunque sappiamo che comunque gli schemi di Conte non sono facili da comprendere, a maggior ragione per gente che arriva da altri campionati, quindi magari per Rafa Marino ci potrà essere un periodo, come ho definito prima, di rodaggio, quindi magari prendere adesso Mazzocchi può essere una buona opzione, fargli prendere valore fantacalcistico per poi magari a gennaio o durante, se vengono fatte degli slot per gli scambi durante le pause nazionali, piazzarlo per andare a prendersi. Non lo so, un Miranda no, perché è già una scommessa. Magari ti tieni pure Mazzocchi per Miranda, però magari puoi andare a puntare un Angeligno che magari viene anche sottovalutato per via della cattiva, tra virgolette, condotta. Però anche Angeligno potrebbe essere un giocatore che può portare bonus a maggior ragione per una Roma che potrebbe giocare anche con un 3-5-2 e Angeligno potrebbe fare tranquillamente il quinto di centrocampo e ha una punta in avanti come Dobvik, dove potrà sfornare cross a profusione e quindi portare ancora più bonus. Sì, questo è vero. Rispondiamo nel frattempo a Marco che
I vostri consigliati abbiamo chiamato stamattina. Sì, ma noi, io avevo chiesto un quesito per quanto riguarda la mia asta stasera, quindi per tutto l'anno, più che solo di questa giornata. Tra l'altro, Angeligno è anche nei pupilli del mio amico con cui faccio l'asta in coppia stasera, e mi ha detto che proprio lui vuole proprio Angeligno. Quindi diciamo che sicuramente andremo a prenderlo perché me l'ha detto e ridetto. Quindi è uno dei suoi pupilli. A me non fa impazzire come giocatore, ma non gli dico di no. Alla fine va bene, l'asta si fa in due. Quindi ci accontentiamo, ci veniamo incontro, quindi va benissimo. Tra Giusto. l'altro, il buon Marco ci ha chiesto sempre lui, ha chiesto chi mette in difesa te a Bastoni, Ruggeri, Tomori, Quarta, Beukema, Miranda, Zortea e Gallo, da capire se hai il mod, se vuoi fare quattro difensori o se giochi col 3-4-3. Quindi vediamo un po', dipende tutto da questo. Ecco. Sì, ovviamente i consigliati vengono dati, suppongo, per un semplice punto di vista di prestazione. È normale che se il vostro ballottaggio è Beukema e Di Marco, in automatico non c'è bisogno nemmeno di scegliere quasi. Esatto, esattamente, però vediamo un po' se tanto che Marco risponde. Allora no, Classic no mod, pensavo di fare una difesa a 4. Mi ha scritto 4-3-3 o 4-4-2. Va bene. Quindi 4 difensori. E di questi 4 difensori chi possiamo mettere? Vediamo un pochettino. Sicuramente eviterei Martinez quarta, che potrebbe avere un bel gialletto facile contro l'Atalanta, fuori Soprattutto casa. stando fuori casa. Esatto, quindi fuori uno sicuramente no. Bastoni dovrebbe partire titolare, non credo che abbia dei ballottaggi. Bastoni si mette, Sì. anche se No, tanto non ha il Bastoni c'è. mod da... Sì, no, nel senso mi sto trovando che comunque poi si troverà ad affrontare pure Djuric che a livello aereo sicuramente Bastoni non avrà vita facile, il Monza sulle palle alte ha il suo punto di forza, quindi magari potrebbe beccare, se dovesse segnare il Monza, Bastoni potrebbe poco andare in difficoltà, soprattutto se Djuric è in partita. Però vedendo la difesa, probabilmente Tomori va a giocare, in casa gioca contro il Venezia, Tomori quindi si mette. Io Sì. andrei pure con Ruggeri perché i terzini di spinta si mettono con e senza mod. Zortea è ancora fuori, non dovrebbe partire titolare. Andrei a mettere solo Ok. uno tra Beukema e Miranda, magari. Nel Iniziamo. frattempo ti dico che è arrivato anche Riccardo, l'altro ragazzo della pagina, che lo inserisco dentro la diretta per questa mezz'ora, mentre che ci sarebbe stato. Comunque, Zotte, a me lo dà titolare dentro. Ciao Riccardo, eccoti qua. Ciao! Ciao, Però non eccoci lo qua. sentiamo, credo. Allora, io l'ho sentito salutare e poi è sparito. Ok, adesso c'è. No, non ti sentiamo. Cioè, io non ti sento. No, io Ho nemmeno. sentito solo. Ok, ho sentito solo un ciao, ma adesso non vedo che sta parlando. Comunque, allora, Zottea gioca. E un attimo solo, In Marco, così poi ti ballo, dovrebbe rispondo. essere in ballottaggio con Azzi, nel semplice fatto che comunque è stato acciaccato fino ad adesso Zortea e probabilmente non è nemmeno la miglior partita per metterlo titolare proprio perché si trova comunque contro il Napoli. Mi sentite ora? Adesso sì, Riccardo. Ciao ragazzi, scusate, scusate. Non avevo Ciao, collegato Riccardo. il microfono, non mi sentiate no. Ok. Scusate Va il disturbo. bene. Dicevamo, scusate, dicevate, anzi. No, che stavo mettendo la difesa 4 no mod, senza mod per Marco, che è qui in linea che ci ha chiesto questa domanda, che ho messo in fissa in basso. Capiamo un attimo Leggo, leggo, leggo. chi mettere. Vai, dite la vostra, così gli rispondiamo. La lascio prima a voi che stavate parlando, visto poi provo Ok, anch'io. quindi. dicevo, vedendo le partite io andrei con i quattro Bastoni, Ruggeri, Tomori e probabilmente ci vado a mettere Miranda che non dovrebbe essere in ballottaggio, forse sì con Lico Giannis, però per questo puoi aspettare le formazioni ufficiali essendo come Bologna la prima partita. Non dovesse partire titolare, ti dico di mettere Beukema come consigliato anche sul post di Instagram. Esatto, va bene, no, io sono d'accordo con i tuoi, quindi
L'unico che a me non ispira mai è Tomori, perché per me è l'anello debole del Milan in generale. Da un po' di anni sono anche milanista, lo dico anche un po' di parte, però è un giocatore che non mi ha mai dato tanta serenità, né l'uno e ciao. Quindi ti dico, il fatto che è arrivato Pavlovic sono solo contento. Se posso chiedere come mai difesa 4 e non a 3 senza mod, c'era un motivo specifico o magari assenza di titolare negli altri ruoli. E comunque nel caso io direi invece Ruggeri, nonostante la partita difficile, credo si possa mettere lo stesso, è molto forte. Gallo non mi dispiace onestamente contro avrà o Lazzaro o addirittura Pedersen, quindi onestamente lo metterei. Anche perché porta buoni voti e poi boh, in realtà verrebbe a dire Beu che mai Miranda insieme perché Martinez quarta contro l'Atalanta non mi ispira per niente e Zortea contro il Napoli un po' di paura me la fa, anche perché non credo che giochi. Ok, perfetto. Quindi abbiamo risposto. Vediamo un po'. Per adesso non ci sono altre domande, intanto. Vediamo un pochettino, magari vi chiedo qualche consiglio, visto che comunque stasera ho un'asta molto. Non è mai facile fare un'asta con 350 crediti. Sono quelle che mi piacciono di più, non ve lo nascondo. Però faccio la Diciamo che domanda. i colpi ad uno, diciamo che faranno tanto la differenza. In quella, Esatto. meno sono i crediti, più fanno la differenza i colpi a uno. Bisognerà anche stare attenti ai colpi a 1, perché colpi a 1 che su 500 sono veri e propri colpi, a 350 sono quasi colpi a 2, nel senso che con così poco budget10 valgono di più persone, altri cioè 10 colpi. squadre Esatto. ci sono, quindi andando Ah, io stasera ne più. ho una con mod e 10 squadre, ma 500. Avevo proposto 300, però non è stato accettato. È bella invece fare la 300, sai, meno crediti ci sono, più devi essere strategico ed è la Sì. parte più bella, ecco, Sì, a perché volte con 1000 dipende anche crediti è facile. dalla. A volte con 1000 crediti, diciamo, non riesci a fare quel colpo a uno per il semplice fatto che tu vedi tanti crediti e in automatico, se un giocatore vuoi prenderlo a uno, viene rilanciato perché tanto comunque che ti chiamano 5, che se no nemmeno l'1% dei 1000, quindi di fatto i rialzi vengono fatti più facilmente rispetto a un Fanta con meno crediti. Io ne ho fatto uno questa settimana con 1000 crediti, quando li ho sempre fatti a 500, ho visto una differenza praticamente abissale, nonostante comunque la rosa fattibile è anche uscita, sono abbastanza soddisfatto, nonostante fosse la prima volta che facessi il Fantacalcio con 1000 crediti. Però c'è un abisso. No, sì, infatti io 1000 non lo sopporto. Io più che altro avrei una domanda al volo per Lori. So che è stato fatto un fantacalcio all'interno di Fantarete col Mantra. Io Mantra non ne ho mai fatti, se vuole raccontarci un po' qualcosa, un aneddoto, una Certo, allora, squadra. cosa vuoi sapere particolarmente, più nel dettaglio, tanto Beh, che. innanzitutto ho letto nella chat che qualche altra ragazza non aveva mai fatto mod, se hanno trovato difficoltà o se li hai visti comunque sia, Allora, cioè che sono purtroppo riusciti comunque a farcela. il mod difesa purtroppo è stato bocciato, a quanto ho capito, non l'hanno voluto mettere. E questo è stato un peccato perché il modificatore di difesa nel Mantea ti va a contare anche i voti degli esterni, dei mediani. Quindi se Çalhanoğlu ti segna un rigore e prende 7 più 3, quel 7 fa media nel modificatore di difesa, nel Mantea, ed è Sì, tanta sì. roba. Quello ti svolta completamente il Fanta. Ho visto però Poi un. opinioni anche dai big della scena YouTube negative su quel mod, anche tipo da Carmi Special, il Profeta, quella gente lì, quindi boh, Però o speriamo, che perché sbilanci secondo davvero tanto. me. No, beh, dipende. Se proprio non vuoi sbilanciarlo, metti un mod che da 6 a 6,49 di Fanta media fai un punto, da 6,50 sono 3 punti, invece che fare 1, 2, 3, 4, 5, quello di mezzo. Certo. Così non sbilanci. Poi un'altra cosa, nel Mantea, se tieni conto del portiere, il modificatore di difesa lo fai con 6 giocatori, non con 5, o con 4, o come nel Classic. Qui è già più difficile arrivare a 6,5 di media, cioè devi avere due giocatori che ti abbiano preso almeno 7 più altri due che abbiano un 6,5. Cioè, chapeau Certo, se riesci. E certo. devi Immagino di azzeccarli Çalhanoğlu, praticamente. di Marco a quanto vadano su. No. Tanto, conta che io c'ho la Noclu, vabbè, questo non è stato Mantea, però, cioè, non è stato fatto col mod,
però ci hanno proprio pagato 93 crediti su 500. Certo, una M. Sì. Anzi, poi la questo... M. Esatto, l'unica M insieme a Frendrup e Ederson che sì, fanno il contorno, però anche non sono Pessina la stessa comunque cosa. accettabile Anche, secondo vero? me. Sì, perché è Non è a rigorista. quei livelli, però anche lui esatto rigorista del Monza, comunque una squadra di tutto rispetto. Sì, Sì, guarda, però logico. se vi capita, non so se anche tu, Salvatore, hai mai fatto modificare, hai fatto mantra in Mantra passato? mai fatti mantra. Ecco, peccato che sei entrato all'ultimo perché l'abbiamo appena fatta l'asta praticamente, quindi ti saresti anche divertito. Tu pensavo ci fossi, Riccardo, non so perché non ci No, sei. io ahimè tra lavoro e tutto non ho avuto il tempo. Comunque, Salvatore, piacere, Riccardo. E sei il Piacere ragazzo che è mio. entrato oggi sul gruppo, vero? Può essere? Esattamente, sì. Non ho Ok, ok. Non scrivo mai io no, sul gruppo, però è vedo. stato un attimo a connessione. No, No, dicevo, a me, io ok, mi ero presentato prima di tutto a Salvatore, poi prima invece avevo detto che non c'ero per impegni lavorativi. no. Ah, ok. Non era stata la connessione, va bene. Ok. Piacere mio comunque, Va Riccardo. bene, poi... Ok, poi consiglio che posso darvi sul Mantra, se vi capiterà mai, il mio consiglio è di non stare a intestardirvi un solo modulo, quindi in Certo. base ai giocatori che comprate, magari scegliete due o tre moduli massimo che abbiano quei ruoli là, quindi se prendete WAPC e non prendete DLT, non fate i moduli con 4-2-3-1, ad esempio, oppure se Certo. scegliete... Se prendete 6-7 punte, vi riempite di punte, fate moduli con 2 punte, 4-4-2, 3-4-1-2 e così via. Quindi Certo. prendete dei giocatori, cioè quando voi cominciate a fare l'asta, in base ai giocatori che avete preso, cominciate a pensare al modulo. Cioè non pensate prima al modulo, in base ai giocatori vi spaziate l'idea, ecco, non vi intestardite. Anche perché poi rischi che ti saltino tutti i piani se fai i giocatori in base al Tutto modulo qua. che hai prescelto. E poi ti tocca lasciargli delle occasioni magari a poco prezzo, che quello anche Esatto. vuol dire. Esatto. O Sì, dover è star vero. pagare E dei lì è giocatori un che peccato perché non dici... hanno Lore forse c'ha problemi per quanto appena. Sulla riguarda... bot puoi scusate. Ho staccato un attimo... Ah, ok. No, ragazzi, scusate che mi sono accorto che avevo il telefono col wifi a fianco al computer. Non vorrei che magari ho per cose vicino col wifi. Mi sono appena accorto, l'ho staccato, Si adesso vi impallasse vedo tutto. meglio. Meglio così. Esatto. Sì, poi le occasioni, attenzione, con il Mantea random le occasioni sono tante, perché comunque a un certo punto magari ci sono dei giocatori che vengono sottopagati. Ad esempio io ho preso Pulisic a 43 crediti, l'altro Su ieri, su 500? 500, molto La metà di quanto viene pagato solitamente. poco. Ah, io l'ho pagato nel Fantacalcio di Fantalgoritmo, l'ho pagato 70. Su 500, però Fanta classico, non Manta. Pulisic comunque sì, se Non ne va più o meno sarà su quelle cifre, succedendo. anche 70 probabilmente è anche un gran prezzo. All'ultimo fantacalcio che ho fatto, dove sta Pulisic? Fai adesso? Pulisic, non trovo Pulisic all'ultimo però. Pulisic da noi se n'è andato a Fantastico. 97 Su su 5. 1000, su Ah, scusa. 1000, No, io su 1000 70 sono su 97. 500. Tanto Posso? 500 Non lo volevo razzai. neanche. Non lo volevo neanche. Però di Era il fatto gioco del rilassarsi. secondo me però comunque insieme a Zaccagni potrebbe essere il centrocampista di prima fascia se non cioè non un centrocampista di prima fascia ma il centrocampista di prima fascia secondo me potrebbe anche a livello di bonus andare sopra direttamente anche a Zaccagni. L'unica cosa che Zaccagni nella Lazio quest'anno è rigorista, quindi c'ha un hype pazzesco quando viene chiamato Zaccagni alle aste, parte praticamente il putiferio come se stessero chiamando Lautaro Martinez, Madonna, ho e di visto. fatto si ritrova tuttora statisticamente ad essere insieme a Zaccagni il centrocampista più pagato, nonostante magari sul Milan non ci sia tutto quest'hype, cioè non c'è tanto Però hype c'è anche nemmeno una su Morata. differenza tra i due. C'è anche un bel po' di differenza tra i due. Pulisic è effettivamente quello sulla carta che è il top di reparto, perché una stagione ha fatto 23 gol e assist, cioè 12 gol e 8 assist, quindi 20 bonus.
Esatto. Zaccagni, a parte la seconda stagione della Lazio, non ha mai superato i 10 bonus, quindi Sì, c'entra nella panna della Lazio. soprattutto perché sta avvenendo da una stagione che a bottino di bonus è stata abbastanza misera. Per questo io non capivo tutto questo hype che ci fosse su Zaccagni, probabilmente perché era di fatto l'unico a cui si possa fare affidamento, perché comunque Castellanos, essendo un ottimo attaccante, l'anno scorso ha sempre comunque fatto panchina immobile. Sulla destra non c'è mai stato un centrocampista titolare, perché l'anno scorso comunque c'era Felipe Anderson che ha deluso, poi ha iniziato Isaksen, quindi di fatto non c'è stato mai un vero... Cioè, dopo che è andato via Luis Alberto, certezza centrocampo, la Lazio non ne ha mai avute. Zaccagni, dopo la Certo. stagione dell'anno scorso, forse non meritava nemmeno tutto questo hype, però si è ritrovato di fatto nel fantacalcio a giocare attaccante, di fatto listato centrocampista, rigorista, e da lì di fatto sono esplosi tutti, per il semplice fatto che comunque l'Inter non ha centrocampisti offensivi, la Juve l'unico centrocampista offensivo è Koopmeiners, che potrebbe giocare anche a centrocampo, Loftus-Cheek è trequartista, sì, però comunque anche nel 4-3-3 può fare la mezzala. Zaccagni è l'unico, insieme a Pulisic, che gioca attaccante, ma è lì stato centrocampista. Quindi questo fa Ti scatenare sempre faccio comunque non l'hype delle funziona persone. internet. Non mi Ti funziona faccio però, due o tre com'è domande. possibile però, cazzo, con una connessione così? Lori, per me è quella cosa che ti avevo detto io, che dovresti provare con un cavo nel caso in cui ci arrivassi, perché quello lì dà una stabilità di connessione. Sì, io mi Senza tieni conto invece, che essendo a onde, ogni Tu tieni tanto conto che sale e ho spesso scende. io pure ho il cavolan attaccato al computer, attaccato al ripetitore. Ci senti, Lori? Ho No, scrive arrivo, visto che ha scritto un probabilmente. commento, esatto. Sì. Intanto ti faccio la domanda. Vai. Secondo te, perché io vedo in tutti i fantacalci che Leao comunque, listato attaccante e tutto, va a prezzi sui 120-130 anche, no? Su 500. 500, sì, parliamo comunque circa Esatto. del 20% del budget. Quindi a quel punto Pulisic a 70 è ottimo come prezzo, no? Cioè, stesso ruolo. Sapendo che sono lo stesso ruolo, Pulisic abbatte probabilmente anche i rigori, Leao no, non mi pare per niente il Leao suo. probabilmente nemmeno alle scuole calcio era il rigorista designato, però Esatto, non non è il so, suo. sarà un pensiero mio per quanto riguarda proprio quello che penso di Leao, proprio la visione che ho di Leao come giocatore, a me non entusiasma né come giocatore né a livello fantacalcistico. Leao è tutto ed è niente. Allora, parli con una persona, innanzitutto sono interista, nell'ultimo derby li ho visto provare a rubargli palle in ogni modo e l'ho visto piangere, sembra che cercasse anche le due caramelle, non so. Sì, ti devi aspettare ovviamente quella partita in cui sa giocare a calcio, perché sa giocare. Se si mette a giocare Leao, può essere il giocatore più forte della Serie A, No, però non no, lo certo. fa, o lo fa una partita ogni 5. No, no, Quindi infatti io voglio dire, io mi ricordo quel derby lì in cui Pavard gli ha rubato di tutto, oltre che la palla. Ma mi ricorda anche quella in cui lui ha umiliato con una finta Skriniar e De Vrij. Quindi, cioè, è un giocatore che è fortissimo, ma a fasi alterne. Pulisic, invece, alla fine la sua buona prestazione la porta sempre. I bonus, quelli sono più o meno sono gli stessi. Perché però parliamo è comunque di giocatori centrocampista, quindi che ha che un hanno. vantaggio rispetto ad essere attaccante, è più facile anche da schierare, no? Perché Pulisic viene di meno. Si ha Sì, è più paura di un facile da schierare infortunio. perché comunque sappiamo che Pulisic è il top di reparto. Lo paghi tanto, lo devi mettere. Gli attaccanti anche partono in automatico perché sono attaccanti. Però per quanto riguarda Leao lo vedo andare al 20%, Dybala più o meno va alla stessa percentuale nei fantacalci. Però Sì, stiamo penso. parlando comunque di Dybala, anche lui un giocatore poco più arretrato, avrà i suoi difetti fisici, però comunque ha tutti i piazzati, ha tutti i rigori. Cioè probabilmente c'è quell'ingiustizia di prezzo tra Dybala e Leao, e c'è ancora gente che supporta Leao a livello fantacalcistico, nonostante comunque l'anno scorso abbia portato forse 6 gol e 6 assist, più o meno sono quelli i Ma numeri. anche se portasse 3 gol in più di Pulisic a stagione,
cioè uno lo metti a centrocampo, dove tu bene o male puoi mettere dai 3 ai 5 spesso anche, no? In attacco nei 3, punto. Quindi è meglio occuparsi uno slot a centrocampo in attacco? Quella è proprio la domanda, era proprio alla fine. Ovvio. Quando c'era Caglione e Mertens al Napoli, che uno era centrocampista e l'altro attaccante, si andava sul centrocampista. Io comunque 9 gol, 9 assist. L'anno scorso in Serie A 9 gol, 9 assist, Leao. 9 a 9, no, sì. No, no, numeri comunque eccezionali, però... Però non da doppia cifra qua per quanto viene pagato. Se tu Leao lo paghi tanto... Sì. Pulisic ha fatto 12-8. Perché Pulisic viene meno di Leao con un ruolo più utile a noi e anche con la possibilità di rigori non c'è più Giroud. Teo l'anno scorso ne ha sbagliato qualcuno. Morata non è un propriamente un rigorista. Se fossi strumento io farei battere a Pulisic, poi li fai battere magari a Morata perché l'attaccante ha bisogno del gol, li fai battere magari a Teo perché è il capitano, comunque dopo Calabria credo sia lui il capitano, comunque anche per esperienza del Milan. E comunque ti sfonda la porta, Teo, quindi... Però l'anno scorso ne ha sbagliati due, mi sembra. Pulisic ha una buona media sui rigori, quindi vuol dire, qualche rigore potrebbe battere. Per me Pulisic quest'anno eguaglierà il numero l'anno scorso. Anche Leao magari, però le aste Leao va al doppio. È lì il problema. Ha sbagliato uno su due l'anno scorso, tu Hernandez. Un rigore su due era sbagliato. Uno su due, ok. Non mi ricordavo sì. Se li avessi sbagliato due o no. Nonostante comunque... Cioè, la differenza abissale comunque secondo me tra Leao e Pulisic è che Pulisic certi palcoscenici li ha calcati, a differenza di Leao che è cresciuto dallo Sporting, se non erro. Sì. Sì, dallo Sporting, dove è andato al Milan. Di fatto ha avuto quella crescita nel Milan senza mai... Comunque sappiamo il Milan che negli ultimi anni non è riuscito comunque a raggiungere livelli nel calcio europeo abbastanza alti, a differenza di quello che ha fatto magari Pulisic nel Dortmund, di quello che ha fatto nel Chelsea, ha fatto anche di più, ha dimostrato di essere abile in diversi palcoscenici, che sono Premier, che sia Europa, che sia Bundesliga. In Italia sta dimostrando la stessa cosa. Sì. Cioè io comunque Pulisic ha vinto anche una Champions nel 2021 con Chelsea. No, Pulisic è un giocatore che ha sicuramente un'esperienza diversa. E poi guardavo anche i rigori con Teo, questo del paragone era. Pulisic 9 rigori tutti segnati, Teo 4 segnati, 2 sbagliati. Io i rigori li affiderei sempre a Pulisic. Poi ripeto, può batterli anche Teo, può batterli anche Morata, magari anche Renders, volendo, comunque la qualità ce l'ha per batterli, così come un Pavlovic. Come io nell'Inter invoco sempre i rigori di Acerbi, che secondo me quei rigori da giocatori un po' ignorantini come Materazzi magari, che spacca la porta, quelli sono i rigori più belli, poi li segna sempre. E poi te lo tirano centrale, però intanto spaccano la porta. Guarda l'Inter l'anno scorso uscita con l'Atletico, li hanno battuti Acerbi, Klassen, Sanchez, Lautaro e non mi ricordo l'altro, c'era ancora Cialè in campo forse, sì? Sì. Klassen l'ha sbagliato, Sanchez l'ha sbagliato, Lautaro l'ha sbagliato, Acerbi ha fatto gol. Sarà un caso? Io era tutto l'anno che invocavo il suo rigore, quindi... E vabbè. Ragazzi, un paio di anni fa quando c'è stato Milan Rio Ave con i rigori infiniti, non so se ve la ricordate, chi aveva tirato due volte il rigore... Ma è finita di Milan Rio Ave. Sì, manca ancora un rigore, poi dopo è finita. Due rigori di Kier, tutti a botta secca centrale, tutti e due dentro. Mi ricordo benissimo, quindi certo. Difensore centrale, tipico. Quindi, il centrale, se ha voglia di batterlo, lo batte bene. Perché ma avete mai visto un portiere che non si butta in un rigore? Sì, quello dell'Atletico Madrid un po' di anni fa, nella finale di Champions a Milano, il Real Atletico, due rigori non si è buttato, li ha guardati i rigori. Di cosa era Oblak? Capita, No, perché effettivamente capita, però è più raro. Cioè, ti sei ricordato di una partita di 4 anni fa, 5 anni, no, quanti anni fa? 2016, forse anche 6. 8 anni fa. Sì, c'era contro la Juve, quello sicuro. Che mi ricordo c'era la finale Europa League a Torino. No, 2016 era, non 14. E c'era a San Siro la finale? Sì, Atletico Real, il remake di 2 anni prima. Che poi è finita di ricordi che ha vinto dove Ronaldo poi lo tirò per un'ultima tutto, c'era l'armatura lì. Sì, mi sono ricordato da quella Ronaldo Prime praticamente. Sì, e lì i primi ricordi
portiere dell'Atletico non si è buttato, ma completamente non si è buttato. E sta cosa ha detto, boh, ma come? Vabbè, Guarda, me la solitamente i ricordo portieri in bene. quel caso non è che non si buttano perché pensano che magari il rigore sia centrale. Probabilmente si buttano Allora. perché prendono la spinta in un determinato modo. La spinta non la prendono solo nel buttarsi. La spinta la prendono magari già battezzando un angolo, cercando di conoscere anche come batte l'attaccante. Loro, cioè, si posizionano già con i piedi in un determinato modo prima che il pallone venga calciato. Probabilmente, essendo una frazione di secondo, quella che passa dal decidere dove buttarsi al calcio che viene dato al pallone, il portiere in quel caso si rende conto che sta prendendo lo slancio nella direzione sbagliata e in automatico, poi quando il pallone parte, viene confermata questa cosa che il pallone sta andando praticamente per essere spiazzato e il portiere evita pure di buttarsi per evitare anche infortuni stupidi, diciamo. Te Piccole dai, chicche portiere, mai da ti è capitato? portiere. Tu che hai fatto il Ricorda. portiere, che metto che. Vabbè, io ovviamente non ho giocato a livelli di Serie A, io sono arrivato Non hai massimo. fatto la finale di Champions? No, non ero io Adesso quello che. No, io sono capisco. arrivato massimo in promozione di diversi anni fa, quando ero più giovanotto, diciamo. Però di fatto in queste categorie ovviamente non conosci tanto chi ti va a battere rigore perché comunque sono tutti giocatori a livello provinciale barra regionale. Ovviamente non c'è lo scouting degli studi che ci stanno dietro alle leghe, ovviamente alle Serie A, alle Bundes, alle Premier che ci stanno. Ovviamente quindi i giocatori tendi a conoscerli di meno, quindi di fatto ti insegnano a battezzare direttamente l'angolo quando non conosci un giocatore, battezzi uno, ti butti deciso lì, se va bene va bene, se va male è un rigore, quindi ci sta a subirlo. Oppure impari una tecnica individuale in base alla posizione del corpo del giocatore, però li vai proprio a livelli che là non devi capire tanto dove sta calciando, cioè come è abituato a calciare il giocatore, ma è come sta battendo in quel determinato momento, ma lì devi avere dei riflessi sovrumani in base alla posizione, perché poi in base alla posizione il pallone verrà toccato praticamente a millisecondi di distanza e là devi cercare di capire un po' di cose, per quello non è facilissimo nemmeno, anche dal punto di vista del portiere, parare un rigore rispetto all'attaccante che lo calcia. Però è più facile che il portiere lo para o è più facile che l'attaccante lo sbaglia? Nel senso, quando comunque accadono gli errori o che non si segna un rigore, è più per la guerra del portiere o è più demerito dell'attaccante o di chiunque lo tira? Allora, secondo me, anche dal mio punto di vista di portiere, se il rigore viene sbagliato, per me è più colpa dell'attaccante che merito del portiere. Anche perché, come ti ho detto prima, magari il portiere può decidere di battezzare quell'angolo. Quindi io in automatico voglio buttarmi a destra, mi butto a destra, ok, è stato culo, diciamo. In quel caso l'attaccante l'ha tirato da quella parte dove mi sono buttato io. In quel caso è stato culo, non è che sono stato bravo, mi è andata bene in un certo senso. Se poi ovviamente magari il rigore è anche battuto bene, in quel caso il portiere può avere anche dei meriti. Per esempio il rigore di Toven che mi ha fatto perdere la giornata contro Skorupski, lì Skorupski ha fatto una parata, non dico sovrumana, però comunque su un rigore che Toven ha battuto sì piano, però era anche abbastanza angolato e rasoterra. E solitamente i rigori rasoterra sono quelli anche più difficili da parare perché il portiere con la mano è l'ultima parte del corpo che arriva, è proprio il terreno di gioco. Quindi di fatto lì non tanto Toven che ha piazzato bene il pallone, anche se tirato piano, però lì Skorupski ha fatto un ottimo intervento distendendosi fino a quel punto. Infatti ha preso 15 per quel rigore. No, vabbè, non è che ha preso 15, però ha Io preso un so botto solamente che di. Dove ne ha preso uno e ho perso la giornata del fantacalcio per quello. Invece di Già basta vincerlo, quello di. basta quello, lo ricorderò fino alla fine del campionato. Sì, ma ci sono proprio comunque come quindi rigori che sono un po' impossibili a parare, no? Vero? Cioè, ci sono dei rigori che sono proprio impossibili, ecco.
Beh, quello probabilmente sì. Ho visto la serie di rigori, l'ultima partita che mi è capitata di Fiorentina contro quella Il Parma, squadra. No, la no, Puskas Academia. esatto, perché avevo giocato comunque una scommessa live per quanto riguarda. No, 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 non l'hai giocata, non si gioca. Mi dissocio, però di fatto stavo vedendo quella serie di rigori. Cioè, la Fiorentina lì stava calciando rigori praticamente, che il 7 la palla toglieva Ragnatele. Mamma Cioè, mia. lì ovviamente il portiere può farci, se non poco, non può farci proprio niente lì. Arrivare a prendere un pallone che va sotto all'angolino da una distanza così breve degli 11 metri, lì è solo bravura del giocatore se riesce a metterla là. Io ho sentito dei gran complimenti anche a De Gea per quella partita. Cioè, più che altro ho sentito solo complimenti a De Gea e pochi agli attaccanti. Quindi, non avendo la vista, pensavo fosse stato molto. No, sui rigori non è Molto. andato male, di fatto ne ha parati due, quindi voglio dire, stiamo parlando comunque di due categorie differenti. La Fiorentina per me in quella partita non doveva nemmeno arrivare ai No, supplementari. ci mancherebbe. Certo. Però logico, una volta che ci arrivi poi è anche facile perdere, secondo Sì, di fatto lì è come si dice, è una lotteria, c'è il 50 e 50, c'è giocatori che ovviamente poi lì la differenza la fa il singolo, non la fa la squadra probabilmente, quindi se c'è il giocatore bravo lo deve dimostrare, se c'è il portiere forte lo deve dimostrare, lì ovviamente se... cioè, lì conta anche la lucidità e quanto sei abituato a stare in quelle determinate circostanze. Normale che se sei un giocatore di caratura più elevata, sei abituato a determinate pressioni, riesci a reggerle meglio, quindi a fare quella cosa in più rispetto ad altri che non sono abituati a determinati palcoscenici. Certo. Però il rischio comunque c'è sempre. Sì, quello sì, la percentuale è altissima in qualsiasi partita. Io dell'Inter mi ricorderò sempre quando arrivò ai rigori in Coppa Italia col Pordenone. Vero, Ricordo alla a benissimo. San Siro. Che c'era il meme che tutte e due le squadre non erano mai state in Serie B. Solo che il problema è che noi non eravamo mai retrocessi fin lì, loro non erano mai saliti fin lì. Quindi. E poi l'anno dopo sono saliti 2 anni, poi sono spariti. Sì, Sì, mi infatti ricordo proprio. mai stati in B e poi l'anno dopo sali, non funziona così, cioè noi siamo andati avanti ancora un po', adesso ancora, reggiamo ancora per un po', spero. Probabilmente anche in quella partita i tifosi interisti stavano tifando Pordenone. Dici perché? Ah, probabile, dai. Cioè, dai, è carina come cosa che una squadra del genere arrivi in... Come mi ricordo anche qualche anno prima, ci fu l'Alessandria, se non erro, che Sì, arrivò comunque nelle in fasi semifinale. Sì, in del semifinale mi finale. ricordo. Sì, No, è stata una cosa la carina. semifinale di ritorno, Milano-Alessandria, sono andato a vederla, che è 5-0. Vabbè, è chiaro che la differenza è abissale, però vedere squadre che non ti No. aspetti e vai avanti nel torneo, dici wow, bello, Ma che ti San fa Siro l'hai piacere. vista? Vedere la propria squadra a 5 gol a un'altra San Siro è molto bello, sai, l'ho provato l'anno scorso. Sì, proprio sul Milan immagino, visto che siamo lì in tema, la partita che mi viene in mente è proprio quella, guarda. Anche quest'anno ricordo a stesse prezzi. Sto vedendo volare frecce. Esatto, sarà Vabbè, così dai. tutto Ma l'anno. cosa vuoi che sia? Ho appena comprato 3 maglie all'Inter. Tipo, un'ora fa. È giusto Ah, così, no? adesso una per ogni gol segnato al derby, quindi praticamente No, sì. no, ne devo comprare troppe. Ok. Vabbè. Ragazzi, io ancora 5 minuti ce li ho, dopodiché purtroppo devo chiudere perché ho la cena con l'asta e devo farmi mezz'ora di strada, quindi Vedi, guardando la cena mi col sei vino, sto la offeso. cena con l'arco. Esatto, mi Mi sei sono offeso e offeso. basta, non ti parlerò più e ti bloccherò anche sui social. No, sto scherzando, forza. Esattamente. Non so, c'è qualche altra cosa che volete approfondire in questi minuti che restano? Volete sentire il mio attacco in un fantacalcio tra creator? Va bene, va bene, vai, vai. Ti È una sentiamo. roba. Per me è anche abbastanza valido per essere a 10. Il problema è che è di quelli che odio io, non è schierabile. Dybala, ero quello con meno crediti, quindi mi sono dovuto un po' accontentare Indietro, del mio indietro, pensiero. giusto? Sì, 10, con modificatore e tutto.
ma l'ho gestita malissimo l'asta, 7 agosto, di cui c'è anche un nome che l'ho preso oggi all'asta di preparazione, per È aumentare il quella che numero doveva di esserci punti. anche io? È quella in cui Sì, doveva esserci io che poi è è quello. saltato. Attacco Dybala, ovviamente il più costoso. Taremi, secondo più costoso. Strapagato, però per me il Tarlo giocherà tantissimo, soprattutto contro le squadre piccole, quindi. Però è ben coperto, perché dietro di lui c'è Christovic, Lucca, Piccoli. E oggi all'asta di riparazione ho preso Pinamonti. Beh, per Mamma essere la mia. 10 è un gran signor attacco, no? Ti manca probabilmente il top, però poi Spiegami hai come lo tutti. schieri, però. Sì, E ovviamente basta così. in un attacco del genere sicuro ti lasci dei bonus in panchina e ti mangerai i gomiti, però Siamo già preferisco a due sempre. bonus in due partite. Appunto, sempre tipo Cristovic in panchina, suppongo, contro il Cagliari? Sì, e avevo messo Niente. Piccoli che ha preso 5. Lucca la partita prima perché avevo messo Christovic che ha preso 5, mi sembra 4 e mezzo, non mi ricordo, con l'Inter. Sì, fatto anche quello. Hai lasciato Piccoli pure in panchina contro No, la quello c'era, non lo cavo mai. quantomeno, quantomeno. No, ora l'attacco titolare in teoria sulla carta è Dybala, Pinamonti, Taremi. Quando Taremi gioca, se Taremi non gioca, C'hai lo Lucca, switch Piccoli e Christovic sono per che giocare. Christovic e Lucca solitamente quando giocano in casa si mettono. Sì, però Sì. Taremi contro una squadra piccola titolare non puoi lasciarlo giù. Alla faccia di chi ha Lautaro Martinez che spera che contro le squadre piccole faccia quattro reti. Esatto. Allora, nel frattempo, ragazzi, commentiamo un attimo al volo la rosa di Giovanni, poi io purtroppo non so Ciao Gio. se posso lasciarvi. Non so se posso lasciarvi il comando della diretta dopo, perché Non credo, perché comunque la purtroppo diretta dovresti chiuderla tu, quindi non è. dubito si possa fare Esatto. come cosa. Ok, peccato. Vabbè, intanto leggiamo un attimo al volo. Allora, Fantacalcio ce ne sono due, una 8 e una 10 con modificatore di imbattibilità. Vai, Quindi, partiamo. in porta, vediamo un pochettino, perché qui ho proprio gli schemi dei portieri. Hai fatto coppia Roma-Lecce. Roma-Lecce non è tra quelle migliori, ho visto adesso leggendo Però le chiavi. Falcone è ottimo per gli scambi. Quindi volendo. Esatto. Con cui ti puoi prendere Scuffè o comunque Pepe Reina, volendo. Tra Che ti va? l'altro con un guadagno, volendo. Cioè. E Sì. poi comunque porta Roma, cioè. Preferirei comunque andare a prendere Scuffè che quantomeno il titolare, perché poi secondo me Reina ad una certa il posto lo perde. Esatto, anche secondo me Quindi questo. fai fuori Ryan quindi anche. No, 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 al posto di Falcone per No, intendere prendere no. Scuffè. Sì, Sì, ma Scuffè, però ok, voglio sì, in dire, effetti sì. tra Scuffè e Falcone, cioè in base alle preferenze, poi se vediamo una griglia magari. Se uno è ancora abituato a fare la griglia a casa trasferta o se è abituato a vedere tipo le difficoltà delle partite. No, no, io guardo le partite facili e difficili, ho stampato proprio questo. Non guardo casa trasferta perché magari, sai, ti Non becchi. hanno, sì, ce l'ho pure io davanti alla griglia, non ha un abbinamento ottimo. Roma-Como, sì, c'è anche Roma-Monza con Turati, puoi per esempio andare a prendere Turati, però sappi che. Se devi lasciare Falcone per Turati, ci devi andare a guadagnare, secondo me, in un altro reparto. Esatto, quello che dicevo Quindi, io anche con Scuffè, con Audere loro. sì. Poi difesa, vediamo un pochettino. Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Emerson Royal, Luperto, Romagnoli, Sergio Roberto. A me Ai piace. primi quattro direi che ci aveva già convinti, vero? I primi quattro è una difesa top. Emerson Royal comunque è partito male, ma giocherà. E i giocatori delle big comunque vengono premiati con buoni voti spesso. Luperto, difensore mod, Romagnoli anche. Stagione flop l'anno scorso, ma con Baroni può far bene. Sergio Roberto gioca a centrocampo. A 8 Secondo ci me. sta la grande. Sì, a me Esatto. piace. Centrocampo, Esatto. Colpani, Da Cugna, Douglas Luiz, Frattesi, Frendrup, Pasolini, Reinders, Zaniolo. Ecco, Frattesi, Zaniolo non li avrei presi. Onesti, vado controcorrente anche con te, Riccardo. Cioè, Frattesi, finché non mi gioca titolare, io non lo vado a prendere a Fantacalcio. Non ci spendo Ma tanto. se sei coperto come in questo caso, che Colpani gioca, Da Cugna gioca, Douglas Luiz gioca, Frendrup gioca ed è un 6 e mezzo fisso, Reinders pure. Secondo me, Orsolini anche, secondo me avere un Frattesi che sai che comunque i suoi 5-6 bonus li porta in certe partite è facilmente schierabile ci sta. Soprattutto pensando che comunque io credo che i suoi titolari Soltanto una siano Orsolini, connessione. Douglas Luiz e uno tra Colpani, Frattesi, Sì. Reinders a Per turno. me Frattesi si mette sempre.
Grazie, Salvo. Grazie. Ho comprato oggi la maglietta. sono d'accordo. No, vabbè, ma per il semplice fatto che l'ho preso in due fantacalci. Quindi, per me, frattesi, vabbè, lascia stare che al secondo fantacalcio l'ho preso perché ho il socio che è interista. Al primo fantacalcio l'ho preso perché di fatto me l'hanno lasciato a 5 su 500, cioè all'1% del budget, frattesi, prima della prima giornata, a me è sembrato un regalone. All'1% del budget? Sì, l'ho pagato 5, frattesi, prima della... cioè abbiamo fatto l'asta la settimana di Ferragosto, cioè, frattesi è andato a 5 e me lo sono tenuto. Cioè, ragazzi, guardiamo un attimo i suoi numeri l'anno scorso e quelli di Zaccagni. Zaccagni sempre in campo, parte da infortuni e quant'altro, ha fatto, mi sembra, 8 bonus in tutto, 7, di cui 6 gol e un assist. Frattesi, mi sembra, 6 gol e 4 assist. Secondo me è un giocatore che gioca dalla panchina, che comunque quasi tutte le partite va a voto, per me va fatto giocare. Come dice il ragazzo, l'ha preso al 2%, è da prendere per forza, Gio, hai fatto bene. E secondo me Frattesi si schiera, come ha detto anche Salvo. Però è logico che comunque c'ha Frendrup, Reinders, Zaniolo se esplode, da Cunha e Colpani come alternative. Quindi il centrocampo per me è molto completo. Si rischia di lasciare dei bonus lì, ma anche in ottica scambi ne ha davvero tanti. Frattesi ha preso al 2%, quindi 10 crediti, esatto. Ha scritto. Penso sì, che sia su 500. Regalo. Ok, posso, allora così va bene. Cioè, il fatto che io sia interista conta poco in questo caso, perché io Frattesi lo metto davanti a Barella, che è vero che porta tanti voti e quant'altro, ma giocatori che pigliano buoni voti c'è, cioè, ripeto, Frendrup, Pedersen, ce ne sono tanti, e posso coprirmi con uno di questi e prendere Frattesi titolare, ma io anche a Çalhanoğlu. Se quest'anno Çalhanoğlu batte 5 rigori, fa magari 6 gol in tutto. Frattesi può fare 7-8 anche. Se gioca un po' di sì, più. Sì, probabilmente io Frattesi all'ultima asta che ho fatto questa settimana l'ho pagato 40, me l'hanno alzato parecchio, 40 su 1000, ora non vorrei che me l'abbiano realizzato per il semplice fatto che prima di essere chiamato aveva fatto il gol con la nazionale, quello probabilmente è stato anche la... E anche quei due gol li abbiamo visti tutti, vedo il modo in cui lui si inserisce, il modo in cui lui vede la porta, cioè sì, se abbiamo visto italiani, cioè... così... Probabilmente Frattesi in qualsiasi altra squadra in Serie A giocherebbe titolare, in qualsiasi, per problemi di equilibrio in un 3-5-2 ce ne vuole tanto equilibrio in un 3-5-2, in quel caso è quasi naturale che giochi Mkhitaryan rispetto a Frattesi. Una squadra in cui avrebbe fatto il devasto, ed è il motivo per cui secondo me, poi il giocatore dico io, è il top di reparto assoluto per me, è nella Juve, perché Frattesi stile, cioè a giocare in modo come Ferguson, inserimenti dettati, diciamo, a Thiago Motta, fa 12-13 gol all'anno. No. E lo stesso Cobb Miners. Per me Cobb Miners quest'anno sarà il top assoluto del reparto, perché se Ferguson ha fatto 7-8 gol con lui di media stagione, con Thiago Motta, può farli anche Cobb Miners alla Juve. E Frattesi avrebbe fatto ancora peggio, forse. Che proprio gli inserimenti di Frattesi credo siano una cosa clamorosa. Frattesi deficit in tutto il resto, intelligenza calcistica pari a 5 su 100. Però sugli inserimenti è un animale, per quello che per me Alfante è un fenomeno. Attacco invece cosa ne pensate? Attacco, a me piace, però bisogna vedere Gudmundsson che come è andato più accesso, perché non so come sia andato. Ah, e poi ho detto che comunque può cavarsela con 30.000 euro ed è libero lo stesso. Allora a posto, è libero anche la sua testa. E Lookman, boh, a me non dispiace, Castro è tutta una scommessa, vediamo se esplode. Sì, alla fine campionato. Se c'è comunque Dobvik, Gudmundsson e Lookman, hai un primo slot basso e Gudmundsson, Lookman secondo slot alto e Gudmundsson secondo slot basso, cioè se vediamo un tridente del genere, penso che in un Fanta 8 lo trovi in un fantacalcio su 10, un attacco del genere. In un Fanta 8 però mi aspetto qualcosa di più, però vedo un'ottima difesa, un'ottima porta col mod, quindi già è tanta roba. Un centrocampo schierabile anche a 4-5, quindi comunque un ottimo centrocampo. Alla fine l'attacco si può schierare anche a 2 se c'è qualche problema. Lookman per me a gennaio va via, quindi io non ci affiderei troppo, però non va bene. Comunque c'è anche Adams, c'è Castro e Cutrone, però non mi fa impazzire come attacco, perché ripeto, forse qualcosa di meglio si poteva fare. Gudmundsson è un terzo slot molto basso secondo me in questo momento, perché ha perso molto il livello di hype. Lookman è quasi un terzo slot per le situazioni che ci sono con Gasperini. Dovbik io lo adoro, però in questo momento bisogna capire quanto riuscirà a realizzare.
No, ho capito, va bene. Probabilmente Ragazzi, metto sarebbe. una. Sì, vai, Lore. No, finisci poi. Probabilmente, dato No, metto l'altra probabilmente formazione così. anche al volo al posto di Cutrone anche un Juric non sarebbe stato male, secondo me. Esatto, già Molto più quello. completo. Oppure niente Adams, Castro e Cutrone che immagino che un po' li abbia pagati e un secondo barra terzo slot al posto di uno tra Lukman e Gudmundsson. C'è un secondo slot più concreto. Anche. Secondo me, poi opinione mia questo. Sì, Fantacalcio 10 con chiaro. modificatore e imbattibilità. Porta Inter con Turati come terzo portiere, quindi porta Inter in tutto e per tutto. Ci sta comunque come accoppiata, anche se metterai sempre Sommer alla fine, quindi va bene, la porta è Sì, ottima. cioè, con Sommer l'accoppiata non ci vado neanche, perfetto sempre. Sì. Come Di Anche qui, Gregorio. buon. Io mi sto immaginando tipo Lorenzo che durante l'asta stasera per pensare alla griglia non rilancia nemmeno i portieri più se li perde. Sì, no, più che altro che. Non so, perché mio amico e mio socio vuole fare i portieri grandi, io voglio fare i portieri piccoli. Per questo che un Fai De po' Gea abbiamo a detto. Terzano Vasquez, è perfetta. Fiorentina Empoli. La porta low cost probabilmente ce l'avrai anche segnata ed è Gollini, Scuffè e Skorupski, suppongo. Oppure Gollini, Gollini, Scuffè. Falcone, Chiquizzola, Barra, Suzuki. Io ne ho segnate due. Tutte e due hanno Falcone e Scuffè e poi una Vasquez e l'altra Gollini. Ecco. Preferisco probabilmente la prima. Ok, quella con Falcone e con Scuffè. Quando giocano in casa, Cagliari e Lecce, secondo me, o almeno ci spero che non vengano presi tanti gol. Sì, ci sta. Va bene. Poi, difesa, ho visto che abbiamo Buongiorno, Carlos Augusto, Danilo, Di Marco, Hummels, Cossonò, Ndicka, Pavlovic. Buongiorno, Pavlovic, Cossonò, Di Marco. Praticamente la difesa è fatta. Esatto, Non c'ha pure la male. riserva A me piace. di Carlos Augusto, probabilmente al posto di Danilo potresti anche prendere un altro titolare quantomeno di anche una squadra piccola, perché penso che Danilo con Thiago Motta non so quanto vedrà il campo quest'anno, anche un semplice, no vabbè non lo definisco semplice perché Koulibaly sta partendo poco poco, però anche un Bani in un Genoa quando gioca in casa può essere messo. Danilo quest'anno alla Juve non lo vedo bene, probabilmente non lo vedo proprio. Io sapete che non sono troppo d'accordo invece. Suppongo che Danilo sia stato pagato come scommessa tra l'1 e i 4 crediti. E Sì, spero che non mi l'abbia auguro. pagato chissà quanto. Se è così, me lo terrei anche. Quando gioca è un titolare di una squadra big, sia che sia terzino sia che sia centrale. Io Sono invece andrei a d'accordo. scambiare, in base alle esigenze, poi vedremo il resto a rosa, uno tra Di Marco e Carlos Augusto. Perché in questo Pagato un caso accoppo l'Inter. percento. Ha Esatto, detto pagato un ottimo. percento. Va anche bene. In questo caso la coppia Inter non serve. Carlos Augusto l'anno scorso è andato a voto in 34 o in 36 partite, non mi ricordo. Sempre con degli ottimi voti, è un difensore da mod totale. Quindi, volendo, si potrebbe vendere, cioè scambiare Di Marco per andare a ottenere un qualcosa di più a centrocampo, magari, che vedo che è un po' carente in questo momento, dando Di Trentacinque Marco. partite a vuoto, ho detto. Trentacinque, ho Cioè, visto adesso. comunque è una difesa che già è coperta. Perché comunque ha preso sia Hummels che Ndicka, uno e due bene o male giocherà più o meno sempre. Pavlovic, buongiorno. Cioè, la difesa c'è, è coperta. Anche Cossonù, perché secondo me comunque la Sì. difesa dell'Atalanta, l'età sta iniziando a farsi sentire comunque tra Kolasinac, Gym City, Non l'ho detto solo per il capastro Gasperini. Ah, anche quello è vero, purtroppo quando c'è Gasperini di mezzo bisogna fare i conti per due volte, però di fatto Esatto. Cossonù, secondo me potrebbe giocare meno in Champions e potrebbe fare quasi la differenza nella difesa dell'Atalanta in Assolutamente, campionato. no, lo penso anche io. Infatti, per Sì. quello dico uno tra Di Marco e Augusto, si può cederei più l'italiano perché ha più valore, più appeal. E vedendo appunto un centrocampo un po' scarno, magari si può andare a puntare su un top a centrocampo, Si è mantenuto no? delicato dicendo scarno, non scarso, scarno. No, La volevo ovviamente evidenziare. no. Il centrocampo, no, non mi piace però il centrocampo, sarò onesto, perché Vlasic non è sicuro sia titolare. Vessino porta bonus, stesso discorso di Frattesi, ma un po' più in piccolo, però non mi fa impazzire neanche lui. Pessina, ottimo al Mantra come M, a centrocampo invece in un No, secondo fantaclassico.
è un quinto slot, diciamo, quarto quinto slot basso come quarto. Messias non mi convince onestamente. Lobotka è un titolare da voto come copertura, però lo metterei anche, sì, lui, sì. Anche lui come pessina. È Lazaric più mediani può... ha preso praticamente. Esatto, Lazaric può essere scommessa con Eon mediano puro. Sì, di fatto quindi di questi 4-3-3. Io di questi guardo un centrocampo così e dico schierei Loftus-Cheek. Punto. È pessina perché rigorista, ma finisce là. Loftus-Cheek, pessina e a turno tra Lazaric, Lobotka e Messias. Sì. Adesso andiamo all'attacco. Appunto, quindi ecco, Di Marco magari scambiato per un semi-top o top, non di Milan perché Loftus-Cheek, non ovviamente del Monza, quindi non andare a prendere magari un Maldini che vale meno e che appunto è già pessina, però per un semi-top o un top può starsi come scambio. Anche se, aperta parentesi, Maldini nelle aste va più di pessina. Sì, sì, no, dico non Maldini perché Di Marco vale più di Maldini. Ah, dopo. Okay. E poi perché è già pessina, dopo fai la coppia anche lì e ne schiedi sempre solo uno. Sì. Tipo un po' diciamo di... comunque cast Dybala, Luca, Lumumbo, Sanabria, Vlahovic, attacco ottimo, cioè, attacco niente da dire, Dybala, Vlahovic fissi, poi ovviamente magari ecco sempre, sempre un Sanabria, discorso magari un Djuric o comunque un titolare al posto di Sanabria sarebbe stato meglio. Prova a vedere magari chi ha Adams nel fantacalcio e vedere di intavolare un qualcosa dando Sanabria e come diceva Riccardo fare un triplo scambio Sanabria, Di Marco e un Vesino, sì, per provare a prendere un attaccante titolare, un centrocampista buono dando il top di difesa. Magari a centrocampo se vuoi stare un po' basso, se in attacco vuoi prendere Adams a centrocampo puoi prendere volendo anche un Ederson, stai un po' più basso se vedi che non riesci a avere niente di meglio. Ederson comunque garantisce buoni voti e parte ha preso un 5 con lì, no, per il resto garantisce buoni voti. Sanabria ha preso solo perché dice Sanabria ha preso solo perché aveva già Adams nel fantacalcio a 8, quindi almeno uno me lo beccavo titolare sicuro. Sì, però in un fanta 10 è meglio prendere magari titolari come coperture e magari boh, anche perché anche Castro per esempio non è scontato sia titolare, anche Luvumbo non è scontato che rimanga titolare tutta la stagione, quindi boh. Ci sarà il ballottaggio spesso con secondo me che torna la Padula al 100%, poi c'è Gaetano, Gaetano forse più da trequartista nel 3-4-1-2 più o meno, mi immagino più un 3-5-1-1 con più difensivo magari, sì, con Nicola per salvarsi, ecco. Può anche essere stessa cosa per Castro, secondo me, alla lunga, nonostante comunque, tra parentesi, ricordo che c'è sempre italiano in panchina del Bologna, per me, Dallinga, da un certo punto in poi, perché Dallinga è stato pagato, quindi non penso che vogliano prenderlo per sederlo in panchina tutta la stagione per Castro, Dallinga ha le sue capacità, ha dimostrato di averle, e come ho detto tempo fa per quanto riguarda l'ingresso nel fantarete, secondo me Dallinga nella prossima giornata, se gioca titolare, dimostrerà di valere quel posto da titolare, magari potrebbe portare qualche bonus proprio per sancire ufficialmente il cambio di gerarchia per italiano. Certo, poi logico, si fa il discorso che faccio spesso anch'io su Dallinga, è comunque costato di più. Castro bisogna ricordare che è considerato un talento generazionale in Argentina, quindi è comunque un ottimo attaccante. Quindi sicuramente come dicevi te, italiano è matto, quindi giocherà lo stesso molto anche lui. Però ecco, una partita in cui Vlahovic fa un po' il turnover perché comunque la Juve è anche Milik, una partita in cui Dybala è infortunato, una giornata in cui Luca magari contro l'Inter, Udinese-Inter, magari non è scontato metterlo. Se c'è il Milan sì, però se c'è l'Inter magari è un po' più difficile, no? Ecco, queste cose qui dopo rischi di dover lasciare giù uno di loro. Nel Fanta 8 sei coperto a centrocampo, in questo Fanta 10 a centrocampo manca un po' di roba. Ma manca un po' di roba, sì. Però ecco, darei precedenza comunque al centrocampo, cioè sono più lì i problemi magari. Sono d'accordo con voi, ragazzi. Scusate, io adesso purtroppo devo andare, perché sennò purtroppo all'impegno dopo non riesco a tenerlo dietro, anche perché si mangia, sì, poi si fa subito asta tutti insieme. Quindi... Allora, mi in bocca al lupo per la vittoria di questo fantacalcio, allora.
Speriamo. Vi confesso solo una cosa, io ho vinto tanti tipologie di fantacalcio, il classica 10 non l'ho mai vinto. Non sto scherzando. È l'anno buono. Mantea 8, Mantea 10, classica 8, europeo, fatta mondiale ho perso per un mezzo punto nel 2018. Quindi tutti sono sempre andato bene, fanta classica 10, mai fatto neanche un podio. Quindi non lo so, ci proviamo. Vabbè, c'è il mod, punta sulla difesa e vai su sicuro. Io stasera voglio provare a fare un Di Marco Teo buongiorno con un 4 slot basso. Voglio puntare tutto sulla difesa, voglio ammazzarmi. Ok, in bocca al lupo allora, poi dopo ci aggiorniamo, cioè, noi due. Ammazzarmi nel gioco ovviamente. Sì, chiaro. Twitch non pensa male. Va là. Va bene ragazzi, è stato un gran piacere, è stato. Anche per me, ci vediamo la prossima volta, scusate per questo taglio qui, però purtroppo devo volare. Ma di che, avevi avvisato, tranquillo, poi sì. Pagherai una birra a tutti. Esatto, andata, va bene. Ragazzi, buona serata a tutti e grazie per chi ci ha seguito. Ciao.